Facciamo la marmellata di nespole. Ho un po' di nespole che non sono tanto belle, ma io non le getto via e ci faccio un'ottima marmellata. Lavo, rilavo, risciacquo le mie nespole per poi lasciarle scolare completamente. Tolgo la pellicina esterna e le noci interne. Le nespole sono utili alla salute del fegato, intestino e cavo orale. I frutti maturi hanno proprietà lassative, mentre quelli non maturi al contrario. Con la pellicina essiccata si preparano dei cotti, come antinfiammatori per il cavo orale. Ma torniamo alla nostra marmellata. Dopo aver pulito i frutti, pesiamo la polpa. Questo ci serve per sapere quanto zucchero dobbiamo poi aggiungere. Questo significa, se abbiamo un chilo di nespole, aggiungiamo mezzo chilo di zucchero. Sempre per un chilo di polpa di nespole abbiamo bisogno del succo di un intero limone spremuto e un quarto di cucchiaio di cannella. Quindi ricapitoliamo. Se abbiamo un chilo di polpa di nespole, abbiamo bisogno di mezzo chilo di zucchero, un succo di limone spremuto e un quarto di cucchiaio di cannella. Aggiungiamo gli ingredienti alla polpa. La cannella conferirà alla marmellata un retrogusto davvero squisito. Se non l'avete però, non c'è bisogno, lasciate perdere. Usate soltanto la polpa di nespole, zucchero e succo di limone. Mescoliamo bene gli ingredienti tutti insieme. Ricopriamo con uno strofinaccio da cucina e lasciamo macerare per circa 4 ore. Nel frattempo sterilizziamo i vasetti e lasciamoli asciugare completamente. Dopo il tempo di riposo, versiamo il composto in un pentolino. Mettiamo sul fuoco e mescoliamo di tanto in tanto. Appena bolle, lasciamo cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti. Dopo i 30 minuti di cottura, togliamo dal fuoco e frulliamo il tutto con un mixer o un frullatore. Rimettiamo nuovamente sul fuoco e lasciamo addensare per 1, massimo 2 minuti ancora.
facendo attenzione di mescolare continuamente. Togliamo dal fuoco ed ancora calda versiamo nei vasetti che avevamo sterilizzato prima. Riempiamo fino al bordo sotto la chiusura. Chiudiamo il vasetto ermeticamente ed andiamo direttamente a capovolgerlo a testa in giù, così da formare il sottovuoto. Se mentre versiamo la marmellata nel vasetto si sporca il bordo sopra, andiamo a ripulirlo con un tovagliolo di carta. Lasciamo raffreddare completamente i nostri vasetti, sempre così, a testa in giù. Una volta freddi, andiamo a riporre i nostri vasetti in un luogo fresco e buio. Si manterranno intatti, sempre in sottovuoto, anni dopo la preparazione. Adesso possiamo gustare la nostra buona marmellata spalmata sul pane, per merenda o colazione, oppure farcire i nostri gustosissimi dolci. Ciao amici, grazie, alla prossima!